Ciao ragazzi, siamo tornati con un nuovo unboxing e noterete che la location è diversa. Ebbene sì, mi sono stancata del bianco, avevo voglia di novità, di qualcosa di diverso e quindi siamo pronti ad unboxare. Le scarpe che sto per unboxare oggi voleranno da me quasi per magia, ragazzi. Con me, oggi, pronte per essere unboxate, grazie, le nuove Easy 500 Rat Blush. Siete pronti? Unboxiamo? Io unboxerei, non so voi, pronti? Eccola qui, gang! La scarpa è in suede, in mesh e anche qualche dettaglio in pelle. I materiali devo dire che sono veramente premium quality, cioè il suede è super morbido e anche i dettagli in pelle sono veramente fighi. Il dettaglio che sicuramente salta di più all'occhio è la suola. Questa suola un po' futuristica che sembra arrivata direttamente da Marte, quindi basta boost e benvenuto alla Riprene. Pur sembrando completamente futuristica, come dicevamo prima, questa suola, ragazzi, nasce nel 1999, infatti fa il suo debutto sulla prima sneakers in collaborazione con Kobe Bryant. Sì, avete capito bene. Infatti, prima di passare a Nike nel 2003, Kobe Bryant realizzò la sua prima scarpa in collaborazione con Adidas, che vedeva questa suola assolutamente innovativa fare il suo esordio. In questo caso la tecnologia della suola si sposa perfettamente con questa silhouette un po' chunky, un po' daddy sneakers, che va per la maggiore, ma all'epoca era stata realizzata proprio per poter fasciare al meglio il piede durante il gioco. Credo che la scarpa sia veramente figa, anche perché i materiali, devo dire, ci stanno molto. L'unico dettaglio, l'unica pecca che proprio non mi convince, sta pure qua sulla tongue, bella in evidenza, è questo dettaglio che serve appunto per l'intreccio dei lacci, che direi è un po' cheap, perché rispetto a tutti gli altri materiali, rispetto alla cura dei dettagli, un po' ci perde. Un'altra roba che mi dispiace un sacco, ragazzi, è che non ci sono i dettagli reflective, cioè io ho visto le foto di Kanye, di Kim, di chiunque con questa rat con i dettagli riflessi, e invece no, ragazzi, cioè, non possiamo brillare al buio. Questa è una cosa molto molto triste. Oltre che ai piedi di tutta la famiglia Kardashian, ovviamente Kanye West prima di tutti, Kim Kardashian, Kylie Jenner, con tanto di bambina, così posso fare pure io Kylie Jenner, ok? L'abbiamo vista anche ai piedi di Chance the Rapper e addirittura, ragazzi, di Drake on stage con le Easy. Questo Drake, spiegami perché, questo sono molto curiosa di sapere il motivo. Bene ragazzi, se anche voi avete voglia di essere un po' la Kim Kardashian o il Drake della situazione, è arrivato il vostro momento. Infatti la scarpa sarà rilasciata questo 14 aprile presso selezionatissimi retailers qui in Italia ed era disponibile anche attraverso l'app Confirmed, però le registrazioni sono state chiuse l'11 aprile, quindi mi dispiace, dovevate essere veloci come al solito, ragazzi. Il retail della scarpa è di €199,95, facciamo 200 per gli amici, e come al solito ho fatto il giro delle varie piattaforme di resell e devo dire che inaspettatamente i resell price non sono così tanto alti, infatti oscillano tra le 335-375 fino ai $700, quindi ragazzi, alla fine, anche se non la prendete a retail, schesciate gli stessi soldi, ci vuole, dai. Bene ragazzi, per la Easy 500 Rat Blush è tutto. Come al solito vi ricordo di seguirmi sul mio profilo Instagram IlariaBig e su tutti quanti i canali social di NSS Magazine.